tutti. Io prima di iniziare veramente vorrei dare un piccolo omaggio per le vittime di Bari, del treno, che della strage che è successa. Comunque, buonasera ancora. Questa sera ci presentiamo, come vedete, da liberi cittadini, cittadini comuni, che sarebbe poi il comitato del no. Un comitato composto con decisioni interne difficili, ma alla fine siamo arrivati a quella che è la conclusione del comitato. Non avevamo pensato che potevamo venire a fare un discorso o presentarci, perché pensavamo che noi potevamo lavorare come cittadini nelle retrovie. Però, visto e considerato che abbiamo avuto più attacchi da altre parti, chiamandoci in varie maniere, e allora abbiamo pensato di dire usciamo, perché è giusto che noi, come liberi cittadini e liberi di pensiero, perché guardate, io devo fare una parentesi su questo fatto. Qualcuno può salire qua sopra ad offendere i cittadini, chiamandoli in qualsiasi modo, ma l'offesa più grande non è quella di poterci chiamare pecoroni o qualche cos'altro, ma offendere l'intelligenza. L'intelligenza che noi cittadini, io parlo in plurale perché parlo a nome dei cittadini, che noi cittadini possiamo essere con questo modo di fare politica, e parlo non di politica amministrativa ma generale di quello che è la politica, quella che può essere o considerati decidendo con chi vai, con chi stai, con chi vuoi, ti danno un'etichetta, senza pensare che anche noi cittadini abbiamo la facoltà di pensare, di decidere e di andare dove vogliamo. Penso che sia ancora un'offesa maggiore. Oggi purtroppo stiamo qua proprio per questo motivo. Come vedete alle nostre spalle c'è un piccolo manifesto, è nascosto dalla parte di sotto, ma dice: in questo esercizio noi diciamo no alla centrale di compostaggio. È un volantino che abbiamo fatto e abbiamo messo per poterlo portare in vari locali che ci davano disponibilità, per il semplice fatto che noi come comitato volevamo informare, perché dietro quel volantino c'è scritto entra e ti spiego perché. Non stava alla persona a spiegarlo, ma ti poteva dare un piccolo volantino dove c'erano 6 punti, dove il comitato del no ti poteva spiegare i motivi perché noi diciamo no. Io penso che è stata una scelta democratica. Oggi dire parlare di democrazia è difficile, perché con quello che vediamo, con quello che sentiamo, di democrazia ce n'è poca, sia a livello nazionale e sia pure a livello comunale, visto che fanno delle scelte senza interpellare più il popolo. O si vanno a votare da soli o fanno quello che vogliono da soli. Manca la libertà ormai. Questa libertà, io mi permetto pure un'altra cosa, noi ci dissociamo da varie forme di offese verso chi viene qua, sia del no che del sì. Noi dobbiamo essere persone civili, prima di tutto. L'offesa non serve, perché ognuno è libero, come oggi noi siamo liberi di dire no e come qualcuno può dire sì. Noi dobbiamo solamente ascoltare e prendere le nostre decisioni. Non possiamo metterci agli stessi livelli, altrimenti non staremo qua come noi liberi cittadini. Dobbiamo essere d'esempio a queste persone, forse è più importante della risposta. Perché qualcuno si è permesso ad offendere qualche persona qua, a volte bisogna stare attenti, perché qualcuno si nasconde dietro queste forme per motivi personali, e questo non è bello.
chi ha il coraggio di dire qualcosa oggi pure può venire qua. Qualcuno diceva: noi ci mettiamo la faccia. Noi non ci mettiamo niente, perché esprimere un proprio pensiero non c'è da mettere nessuna faccia. È solo una libertà di scelta e va rispettata. Oggi il comitato dice no. Dice no perché dopo vi faremo vedere col professore Nicolì i motivi del nostro no. Il fatto che, vi dicevo, ritorno indietro di questi manifesti che abbiamo dato, noi l'abbiamo messa come una bandiera. Invece di appendere la bandiera, uno sceglie di dire io, passando, vuol dire io dico no. Ed è importante per il comitato, è importante perché più ne vedete in giro, che non abbiamo fatto ancora il giro, la verità, di tutti, ma più ne vedete in giro, più vuol dire che il paese è disposto a dire no. Purtroppo dobbiamo dire un'altra cosa. C'è qualcuno che non sappiamo, non ce l'hanno detto, ma faremo pure il nostro percorso, che qualcuno va e fa togliere il manifesto. Questa non è una forma di democrazia, neanche di persone civili. Perché se qualcuno... Scusate, lasciamo stare gli applausi, tanto noi non servono. Sentiamo quello che diciamo, se no perdiamo pure il filo, non siamo abituati neanche a parlare. Allora, io dicevo, se qualcuno può dire no e non ha il coraggio di venire qua come siamo venuti oggi noi, democraticamente, senza togliere niente a nessuno di quelli che dicono sì, cioè questo tipo di forma evidentemente non sanno cosa dire e come possono combattere il nostro no, perché non è ammissibile. Noi con questi volantini, noi cittadini, ci siamo autotassati. Non siamo andati come fanno loro a prendere i soldi, non loro, sempre i nostri, e fare quello che vogliono. Allora, visto che i soldi sono sempre nostri, noi li invitiamo a contrabbattere come stiamo facendo noi, sempre con i soldi nostri, tanto loro non ne mettono. Allora, chiudendo questa parentesi, per quanto riguarda il comitato, ha questa funzione, la funzione di essere liberi, liberi di pensiero e liberi di dire no. Noi ad Erche abbiamo fatto altre battaglie, non era la prima, non è stata la prima, abbiamo fatto varie battaglie negli anni precedenti, abbiamo fatto una battaglia contro la centrale nucleare, abbiamo fatto una battaglia contro le antenne ad Erche, ci sono state battaglie che abbiamo vinto, abbiamo perso, varie battaglie che il popolo di Erche non ha avuto paura di scendere in piazza nel momento opportuno. Questa volta c'è qualche problema, forse è cambiato il sistema. Io faccio parte del comitato come associazione, la nostra associazione si chiama La Tua Voce. Insieme a noi ci sono altre associazioni, ma ci sono tante associazioni che stasera invitiamo a partecipare. Associazioni che vivono nel sociale. Noi ci occupiamo di portare avanti le tradizioni, di portare i problemi, tematiche del momento, ma poi non si può fare un passo indietro nel momento in cui il paese ha bisogno proprio dello stato sociale che vive in questo paese, e si tirano indietro solo perché qualcuno li agevola per qualche piccola stanza che gli viene data. Io non accetto fare questo modo di fare, dove si nascondono dietro le persone più alte in modo che non li vedono quando pure vengono qua. Questo vale, io, permettetemi, per tante persone. Noi non dobbiamo avere paura, non dobbiamo avere paura, perché se ci siamo tutti nessuno ci può fare paura. Qualcuno mi ha detto che quando sono andati a Trieste il proprietario avrebbe detto, non so se sia vero, ma io lo prendo come notizia, dicendo che tanto anche se l'amministrazione ci dice no, io vengo con l'esercito e lo faccio. Bene, io non so se c'è qualcuno qua, ma non ti scordare che pure noi abbiamo un esercito di cittadini
che hanno la possibilità, come già è stata fatta da altri movimenti, di raccogliere delle firme e portare avanti quello che è il nostro no. Quasi noi non abbiamo paura di combattere, sempre democraticamente. Non andiamo a mettere bombe noi, non andiamo a minacciare la gente. Non fa nel nostro stile minacciare la gente, perché io sono venuto qua a fare una piccola precisione e sono stato condannato o addirittura minacciato di essere denunciato per terrorismo psicologico. Se dire quello che uno pensa può essere denunciato per terrorismo psicologico, bene, allora se oggi noi con i filmati che vedremo io ho ragione, poi insieme decideremo come denunciare lui. Allora io chiudo perché non voglio perdere molto tempo. Quello che dico è facciamo un appello. Qua non serve chi ha ragione, chi ha torto, chi è stato primo, chi è stato l'ultimo. Le guerre si vincono insieme, e chi arriva all'ultimo, non chi inizia prima. E quando in questo paese si sono fatte le battaglie, e io ricordo varie battaglie, vi faccio un esempio così, giusto per i più anziani che ricordano. Abbiamo fatto delle battaglie dove Rifondazione Comunista è stata col Movimento Sociale Italiano, non vi scandalizzate. Ma per il bene di Erchi hanno ammainato la bandiera, sono scesi in piazza tutti insieme, senza recriminare niente. Hanno solamente pensato a fare la battaglia. Ecco perché le battaglie le abbiamo vinte. Oggi io l'appello che voglio fare ai politici, che girando e parlando con i vari politici, c'è gente umile che dice non abbiamo capito niente di quello che stavamo facendo, e va apprezzato. Non una volta, due volte, io qui sopra ho detto pure al sindaco, chi sta là sopra e chi sta sotto non è facile governare, è facile qui fare l'opposizione, chi sta là sopra non è uguale, ci sono milioni di problemi, milioni di situazioni, decisioni che vanno prese subito, decisioni che vanno prese, ma nel momento in cui le decisioni vanno prese con umiltà, con il tempo che ci vuole. Perché è inammissibile che un sindaco sale qua e dice vabbè, io non sono formato, non sono dottore, ma vedi, hai capito? Allora prima di fare, uno fa, allora l'appello che faccio io ai politici è quello di mettersi insieme. A noi non ci interessa chi è stato o non è stato. Già da tempo abbiamo visto delle scene, giustamente qualcuno viene, dice io così, io là, ed è giusto che danno le loro considerazioni e che facciano capire al popolo come stanno le cose. Ma adesso basta, adesso noi vogliamo che vi mettete insieme con una grande umiltà di sedervi, perché voi siete quelli che potete fare. Ci sono delle persone, cittadini fra noi, che hanno la possibilità di dare una mano. Lascia stare se sono stati votati o meno, oggi dobbiamo risolvere un problema. Non andiamo a pagare più avvocati, che dopo che abbiamo fatto il fatto andiamo a consumare 10.000 euro di avvocati per dire che cos'era la discarica. Tanto i soldi non sono loro, sono nostri. Allora oggi diciamo mettetevi insieme, sedetevi con umiltà. Il popolo di Erche non gli interessa chi è stato o non è stato, al popolo interessa risolvere la situazione. Tutti possiamo sbagliare, qua nessuno è santo. Allora mettetevi insieme, discutete, vedete come meglio possiamo uscire da questa situazione. Il nostro paese c'è il 40% che va a lavorare all'Ilva, nell'industria, e non vede l'ora di tornare a casa sua per respirare un po' d'aria, questo so pure io. Non mi va di tornare qua a respirare ulteriore schifo, già stiamo inquinati per fatti nostri. Ma almeno psicologicamente abbiamo il pensiero di dire io vado a che respiro, mi setta a mezzo alla villa, dico sti casa della Cummare e parliamo un piccolo pomeriggio. Allora l'appello che facciamo ai politici noi,
al sindaco, all'opposizione che oggi hanno dato prova di coraggio insieme al Movimento 5 Stelle, insieme a queste forze politiche che hanno dato l'impeto, e noi siamo legati a loro, non possiamo fare niente. Loro sono quelli che comandano, che possono fare qualcosa. Li abbiamo votati sia opposizione che maggioranza. Io dico sempre che una buona opposizione è meglio di una grande maggioranza. Fatto un'opposizione bene, noi abbiamo le capacità di avere un'opposizione, come abbiamo la capacità di avere pure un governo che ci governa. Noi non vogliamo la testa di nessuno, anzi puntualizziamo una situazione importante, che il signor sindaco, la giunta, che non gli venga in testa di scappare adesso, che deve rimanere qua finché non si risolve il problema, altrimenti noi il problema non lo risolviamo più, perché questi fanno la patata bollente, la mandano da una parte all'altra. E non ci va di venire un commissario qua, che poi lui non se ne frega niente e mette ulteriori firme. Dobbiamo fare una battaglia insieme, ecco l'appello dei cittadini che da oggi alle forze politiche, insieme, e nessuno si deve avallare chi è stato più bravo e chi è stato più buono. Poi lo deciderete in campagna elettorale, quando venite qua sopra a fare le telenovelle. Invece di parlare di programmi, parlate dei fatti vostri. Scusate, parliamo di programmi in modo che la gente possa capire che qui stiamo diventando un po' all'americana. Più telenovelle facciamo, più scorriamo in piazza. Bene, io penso di dover chiudere. Il comitato si è presentato. Non siamo schiavi di nessuno, siamo uomini liberi, liberi. E siamo orgogliosi di essere liberi di dire la nostra, educatamente, senza minacciare, senza offendere e senza niente. Io devo fare un altro appello, l'ultimo, e poi devo chiudere che avevo dimenticato. Io ho sentito qui sopra, che hanno preso una responsabilità, signori miei, una responsabilità di fare un impianto. Noi, l'associazione, da 2 anni i cittadini hanno raccolto i soldi per un defibrillatore, siamo andati là sopra per ben 10 volte, nessuno si prende la responsabilità, ed è vergognoso poi venire qui sopra e dire che si sono presi una responsabilità del genere. È vergognoso. Noi non l'avevamo mai bandito, però penso che ora è arrivato il momento di dire basta, cercate di essere persone serie. Grazie. E mi raccomando, non avete paura di nessuno, perché nessuno fa paura, noi ci rimettiamo la faccia insieme a voi e nessuno deve avere paura, perché siamo sempre noi in testa a tutto. Prego. Signori, buonasera. Mi allaccio al discorso di Antonio Vitale, che ha detto il comitato che si presenta. Innanzitutto ricordo ai signori amministratori che il comitato non ha nessuna idea politica. Siamo stati sempre attaccati, questi 2 giorni che hanno fatto quello che hanno fatto non ci interessa. Hanno sempre detto, cercato di attaccare il comitato come se fossimo di parte. No. Noi siamo solo contro questa mega centrale di compostaggio. Chiunque avesse qua sopra parlato di questo mega impianto, fosse Domenico Margheriti, fosse Domenico Mancini, fosse la signora Roma, fosse la signora Macina, chiunque avesse parlato qua sopra a dire vogliamo questo mega impianto di compostaggio, noi avremmo sempre fischiato, avremmo sempre urlato e avremmo sempre combattuto. Questo che sia chiaro. Noi elogiamo qui sopra chi viene a dire no a questo mega impianto, perché a Erchia non serve un mega impianto, non serve proprio. Non siamo contro il compostaggio. Se fosse un impianto più piccolo noi saremmo d'accordo, penso tutti, perché è una risorsa, ma un mega impianto di quelle dimensioni non ha senso, non serve. Quindi noi elogiamo chi viene qua, e forse anche a te signor sindaco ti elogeremo se vieni qua a dire che non si farà più, ma questo è solo un'utopia. Non penso che tu avrai quell'umiltà di venire qua a dire no, non lo voglio neanche io, non lo so perché, sono affari tuoi e non mi interessa. Però noi siamo qua come comitato e abbiamo bisogno di tutti, dalla persona di 90 anni ai più piccoli, anzi più per loro,
perché loro saranno quelli che saranno più penalizzati. E quando vi chiederanno, mamma, papà, nonno, nonna, ma voi dove stavate quando questi signori hanno fatto questo mega impianto? Che cosa avete fatto voi? Perché non si facesse questo impianto? Che cosa avete fatto? Vi siete stati chiusi in casa? Male. Dobbiamo uscire tutti in piazza, tutti, tutti abbiamo bisogno di voi, abbiamo bisogno di essere coesi, di essere insieme, di essere compatti per far vedere all'amministrazione che Erchie non vuole questo mega impianto. Non so se è chiaro. E ripeto un'altra volta, il comitato non ha nessuna idea politica. Può darsi qua dentro nel comitato ci sia gente che ha votato anche Giuseppe Margheriti, sicuramente ci sarà, perché con tanti voti che ha preso, ma questo non vuol dire dire sì a tutto ciò che decide. Si è permesso il lusso di mettere da parte i cittadini, abbiamo visto al video, no? I cittadini dopo, adesso votiamo, ma che modi sono questi? Ma che modi sono? Ma come ti permetti? Ma chi sei? Ma chi sei? Il primo cittadino, d'accordo, tanto di cappello, ma non che metti da parte i cittadini. I cittadini sono sovrani, possono decidere quello che vogliono. Libertà di pensiero, diceva poc'anzi Antonio Vidale, libertà di pensiero. Ognuno di noi è libero di pensare, non siamo tornati indietro nel tempo. Basta soltanto adesso che facciano un'altra notte dei cristalli. Tu non sei con me, ti distruggo il negozio. Ma insomma, dove siamo arrivati? Così si ragiona, così è un modo democratico di andare avanti? Allora, signori, vi prego di riflettere su queste parole che stiamo dicendo questa sera, di essere compatti, di essere uniti, di uscire dalle nostre case, perché si sa, è un dare e avere. Quando si è formato questo comitato c'era più di qualche persona che poi si è allontanata. Per che cosa? Si è allontanata per non fare uno sgarro, per non fare uno sfregio. Ma di che cosa stiamo parlando? Di che cosa? Sfregio a chi? Tradimento a chi? È lui che ha tradito. Prima voi noi che abbiamo votato, i cittadini di Erchie. Lui ha tradito vendendosi questa poca aria che si respira. Brindisi, Taranto. Tramontana, Brindisino, non si respira. Arrivano le polveri sottili, noi le respiriamo senza accorgercene. Che facciamo? Chiudiamo il triangolo, ne costruiamo una avanti, così di tramontana respiriamo altra aria pura, e sparisce quella poca aria pura che riusciamo a respirare. Guardate signori, non è tanto, basta digitare su internet nanoparticelle e vi uscirà tanta di quella roba da leggere e da come dire, per autoinformarsi, che non immaginate quante cose usciranno. Nanoparticelle, basta digitare questa parola. Digitando questa parola ne usciranno tante di cose da leggere per informarsi e quindi rispondere e unirsi a noi per dire no a questo mega impianto, ripeto, mega impianto da 80.000 tonnellate. È un obbrobrio, un obbrobrio. E se casomai non capisci obbrobrio, scempio. Se non capisci scempio, schifo. Ti dico questo perché ci hai messo 4 anni per capire che cos'erano i fanghi, e grazie a questi 3-4 sciacalli che tu hai capito che cos'erano i fanghi. Ci nostro limoni erano stati già 40.000 tonnellate da, ci non c'erano stati sti cristiani che te lo fanno capire, e hai fatto un passettino indietro. Adesso fanne un altro e di no, i miei cittadini non lo vogliono questo mega impianto, e quindi neanche io mi aggiungo ai miei cittadini. Poi il modo di trovare le soluzioni che tu hai chiesto ai tuoi cittadini da qua sopra, dire voi mi dovete trovare la soluzione, come tu fai quello che hai fatto e chiedi poi ai cittadini di risolverti il problema. Ma di che cosa vuoi dai cittadini? Che ti risolvano i tuoi problemi, quello che tu hai fatto. Vedete signori, un'altra scena poi che mi viene poi è stata l'ultima sera, quando qualcuno, logicamente sempre con la solita arroganza, ha fatto questo. Da parte mia puoi fare così, 4 e lo 0, 40 anni, a me non interessa proprio, scivola. Io la mattina per prendere lo stipendio vado lo stesso a scuola, o sta lui o sta un altro, per me è la stessa cosa.
prima di scappare nella tana, perché è come una tana, sono entrati di qua e hanno sparito. Da dove sono usciti? Boh, di qua sono entrati quella domenica. Quindi, signori, noi abbiamo bisogno di tutti voi. Tutti voi vi volete aggiungere al comitato, noi siamo ben lieti di accettarvi, chiunque esso sia. Ricordatevi, si lavora e si lotta per i vostri figli principalmente. E vi ripeto, vi chiederanno sicuramente dove stavate. Vi ringrazio, buonasera. Allora, ben trovati, un saluto cordiale a tutti voi presenti. Ho ricevuto l'ingrato compito di illustrare le ragioni del no all'impianto di compostaggio che si vuole realizzare a Erchia. Le ragioni per cui noi diciamo no sono molteplici, ma adesso passiamo ad elencarle. La prima è giuridico-amministrativa, cioè basti pensare che per portare a compimento il procedimento amministrativo ci sono voluti 3 anni, un periodo veramente immenso, se si tiene conto che la stessa amministrazione per la stessa tipologia di impianti ci ha messo al massimo 6 mesi, e così come del resto hanno fatto altre amministrazioni. Già questo pone degli interrogativi, pone delle perplessità. L'aspetto saliente che balza agli occhi è che la stessa ARPA e lo stesso ufficio tecnico hanno detto in un primo momento rispettivamente ni e 2 no, e poi con un colpo di magia le criticità avanzate dagli stessi enti sono diventate sì, ma sono diventate sì senza dare una spiegazione logica, senza dare una giustificazione, ma semplicemente ignorandole. È evidente che questo comportamento è stato poco chiaro, è stato poco lineare. Certamente non tocca a noi entrare adesso nel merito, dal momento che lo stesso sindaco ha detto che darà tutta la magistratura. Ebbene, sarà il magistrato a chiarire il comportamento di certi tecnici, perché se tecnici erano quando hanno detto ni, tecnici erano quando hanno detto sì. È palese che dalla parte della commissione tecnico-scientifica dell'AIA ci sia stato un approccio, io direi, poco scientifico. Non ha salvaguardato principi fondamentali come quello dell'informazione, come quello della coerenza, come quello della precauzione. Quando si parla di informazione non è certamente la pubblicazione sui 2 quotidiani, ma è qualcosa di più. Guardate, io vorrei citarvi come esempio quello che sta accadendo a Copertino, dove un'azienda, ancora prima di presentare il progetto all'AIA, prima ancora di presentare all'amministrazione, sta incontrando i cittadini per presentare un impianto di decarbonizzazione, cioè un impianto con una tecnologia diversa, e sta tra l'altro anche incontrando gli industriali. E quel tipo di informazione andava fatta nel nostro caso. Perché poi è stato violato la coerenza? Ma scusate, ma che c'entrano i fanghi con la nostra realtà? Che c'entra questo impianto, mega impianto di 80.000 tonnellate con un paese che appena produce 1.200-1.300 tonnellate di umido? Poi, per quanto riguarda le precauzioni, beh, vi farò vedere che praticamente questo principio è stato calpestato. Questi elementi, questi principi sono fondamentali, sono richiesti dalla comunità europea. Dovete pensare che a Modugno, per averne violato soltanto uno per l'inceneritore nel 2008, il magistrato ha rinviato tutti a giudizio, e noi abbiamo il ragionevole dubbio di credere che questi principi a Erchia non sono stati tutelati, anzi sono stati schiacciati, sono stati calpestati. Noi diciamo un no anche per una ragione tecnico-impiantistica. Pensate un po', l'impianto prevede 2 biocelle contro un solo scabber. Qualunque tecnico che ha una certa esperienza vi dirà: questi non vi garantiscono la salubrità, voi avrete i cattivi odori, perché è impensabile realizzare 2 biocelle e un solo scabber. La vasca che conterrà il percolato è così limitata che certamente non riuscirà mai a contenere i milioni di litri di percolato che si verranno a creare. Immaginate, per poter funzionare, per mettere in esercizio
il processo, occorrono 10 metri di cubi di acqua mediamente ogni giorno. Quindi immaginate quanto liquido si svilupperà. E poi la provincia, come mai non ha chiarito, cioè non ha chiesto dove andrà disperso questo digestato, verso quali terreni, verso quali aziende, ma questo assolutamente non è stato documentato, non è stato precisato. Poi un impianto con un solo motore, ma stiamo scherzando? Quando tutti gli impianti costruiti seriamente ne hanno due motori, perché ce ne deve essere uno di riserva, perché nella stragrande maggioranza delle volte ci si crea un guasto e la torcia o il disco di rottura sono insufficienti. In questo modo, con questa diciamo previsione, sì che si rischia una situazione esplosiva fragorosa. Io capisco quelle aziende che lavorano, perché devono vivere quotidianamente con la paura che da un momento all'altro qualcosa può accadere di grave. E poi, per non parlare delle centraline, per monitorare l'aria, le centraline che verranno tarate e controllate dall'amministrazione. Tutti noi sappiamo che se vengono tarate dal proponente, cioè dall'azienda, è chiaro che poi i controlli risultano regolari. E questa diciamo è un'altra mancanza, un'altra diciamo deficienza da parte dell'amministrazione provinciale. Noi diciamo ancora no, perché il lavoro assolutamente non si crea, anzi si distrugge. La prima ad essere penalizzata è proprio l'agricoltura. Chi comprerà il vostro olio? Chi comprerà il vostro vino? Chi comprerà il vostro formaggio? E questo lo chiedo alla consigliera di maggioranza. I terreni agricoli perderanno di valore, si perderanno posti nel paese. E il paese andrà verso lo svuotamento. E quindi alla fine, poiché l'economia è circolare, a perdere non è soltanto l'agricoltura, ma sono anche gli artigiani, ma sono anche i commercianti, ma sono anche gli impiegati, perché ci saranno meno iscrizioni negli asili e così via. Noi diciamo no per ragioni paesaggistico-ambientali. Il nostro è un territorio a vocazione agricola, turistica, è la terra del primitivo, del negramaro, dell'olio, delle masserie, della macchia mediterranea, del bosco dei greci, e non è certamente la terra della tecnologia di un digestore anaerobico o di un impianto che deve trattare rifiuti che vengono da fuori regione. Noi diciamo no perché questo impianto non serve, anche alla luce delle nuove informazioni che arrivano dall'acquedotto pugliese, il quale ha già approntato le pratiche amministrative per avviare l'impianto esistente già di Brindisi e l'impianto da completare, quello di Francavilla Fontana. Quindi se noi siamo obbligati poi a portare i rifiuti nell'impianto pubblico, a che serve? Quale beneficio porta a questa realtà? Diciamo no perché vogliamo salvaguardare soprattutto la nostra salute. E a tal proposito, delle tre serate, io vorrei ricordare per un attimo l'intervento del professore Di Stante, che ha fatto una considerazione condivisibile, il quale ha detto una cosa vera. Ha detto che la sensibilità sui temi ambientali e sanitari è correlata alle competenze. Cioè, se uno non conosce la composizione chimica e la composizione e il meccanismo fisico di ciò che mangia, di ciò che respira, di ciò che beve, è chiaro che poi non può comprendere quali sono i meccanismi per avere un livello di salute ottimale. Però io vorrei partire invece dal ragionamento dell'ingegnere che rappresentava l'azienda, per dimostrarvi quanto il suo discorso sia stato sbilenco e ingannevole, e il quale concludeva con questa frase cardine, diceva: non è vero che inquiniamo, ma rimettiamo nel ciclo della CO2 prodotta naturalmente dai rifiuti. Beh, questa frase detta così sembra ineccepibile, inimpugnabile. In realtà afferma una verità e fa anche una omissione. Qual è la verità? Beh, vi ha detto, per sua bocca, vi ha certificato che non esiste
e che l'azienda non possiede biofiltro in grado di contenere gli elementi inquinanti. Questo l'ha certificato. Poi, dove sta l'inganno? Lui quando parla, cioè lui praticamente cosa ha detto? Rimettiamo in ciclo la CO2 prodotta dai rifiuti. Solo che dimentica una cosa, che i rifiuti prodotti dalla comunità ercolana sono 1200 tonnellate. I rifiuti trattati invece sono 80.000 tonnellate. E se noi facciamo il rapporto numerico 80.000 sta a 1200, viene un fattore 60. Se poi aggiungiamo l'effetto cumulativo dello smog dei camion che dovranno transitare, allora questo fattore 60 diventa superiore a 100, cioè come dire che improvvisamente con un colpo di magia questo paese passa da un livello di inquinamento 1 a un livello superiore a 100. E quindi come dire che in questo paese vengono improvvisamente emessi milioni di metri cubi di fumi, di sostanze inquinanti in grado di alterare il microclima, in grado di alterare assolutamente la nostra vita, in quanto avremmo sicuramente piogge acide quotidiane. Ma soprattutto a mettere a rischio la nostra salute sono le cosiddette polveri primarie e polveri secondarie. Cosa sono le polveri primarie? Sono quelle che vengono identificate col nome PM10, cioè quelle che hanno la dimensione di un polline. E devo dire che l'ARPA riesce a misurarle per vedere se ce n'è oltre il limite. E il biofiltro ne riesce a contenere solo il 40%. Poi ci sono le cosiddette polveri secondarie, che sono quelle più pericolose, che l'ARPA assolutamente, quando viene a fare il controllo, non riesce a rilevare. E tra l'altro queste polveri sono come dimensione 5 volte più piccole o 10 volte più piccole di quelle del polline. E il biofiltro assolutamente queste polveri secondarie non le riesce proprio a trattenere. E tra le prime e le seconde, quelle più pericolose sono le seconde. E tra l'altro c'è una dichiarazione ufficiale della Comunità Europea nel Trattato di Lione, dove ha partecipato anche l'Italia, che ha dichiarato le polveri sottili cancerogene. Non lo dico io, quindi ci sono trattati ufficiali. Ma oltre a queste microparticelle ci sono le cosiddette nanoparticelle. Mentre le prime ubbidiscono alle leggi della fisica classica, quindi sono condizionate dalla forza di gravità o dalla forza d'attrito, le seconde invece seguono le leggi della meccanica quantistica. Cioè cosa vuol dire questo? Che hanno una capacità di propagarsi e una capacità di penetrare nei corpi incontrollabile. Tant'è che autorevoli ricercatori come il professor Montanaro, come la dottoressa Gatti, ma non solo, ne potrei citare altri ricercatori italiani, potrei citare molti ricercatori stranieri, hanno raccolto porzioni di tessuto biologico, cioè tessuto vegetale, tessuto animale, tessuto umano, e hanno trovato questi tessuti invasi, bombardati dalle nanoparticelle. Qual è il problema di queste nanoparticelle? Poiché sono così piccole, hanno la dimensione del DNA, si combinano al nostro interno con le triplette del DNA, cioè praticamente creano una condizione per cui si creano cellule diverse da quelle che noi avremmo dovuto avere regolarmente. E quindi si crea la condizione di un potenziale tumore, cioè si incrementano le malattie. E per questa ragione questi scienziati stanno circolando in Italia, in Europa, per mettere a bando questa tecnologia. Cioè tutti i processi di combustione, gli inceneritori, le biomasse, i digestori anaerobici, perché ormai è dimostrato che scientificamente producono solo danni alla nostra salute, producono danni irreversibili. E allora
noi, ecco, diciamo questo, noi in linea di principio non è che siamo contrari al compostaggio, vi dico qualcosa di più, abbiamo anche la soluzione e l'abbiamo anche proposta eventualmente, siamo anche disponibili a confrontarci sulla soluzione, però resta il problema che la digestione anaerobica crea grossi problemi e la tecnologia oggi non è in grado né di rilevarle né, almeno l'ARPA nei controlli, perché nel laboratorio di ricerca vengono rilevate, ma soprattutto non esiste una tecnologia che è in grado di bloccarle. Allora bisogna sospendere un attimo questa tecnologia per cercare altre soluzioni e la ricerca scientifica si sta mettendo in moto su questo fatto. E quindi, ma lui, qualcuno mi contesta, ma se l'ARPA mi dice questo, no, il problema è che noi ci troviamo in una situazione simile a quella dell'amianto, in cui la ricerca scientifica lanciava gli appelli, ma le leggi erano adeguate a 15 anni fa. Io dico, di legge si muore, e allora noi abbiamo invece il dovere di essere sentinelle, di fare appelli accorati per cambiare, per creare una situazione di salubrità per il paese, perché poi ci sono studi, se volete qualche altra volta posso portarvi un video di una videoconferenza di un professore Bonnell, un professore universitario veterinario di Lipsia, che all'inizio veniva deriso, però lui diceva: guardate, io da 10 anni faccio prove scientifiche, raccolgo campioni, vi dimostro che la moria degli ovini, delle malattie che poi sono state trasmesse agli uomini, la responsabilità è sola di alcuni batteri che sopravvivono alle alte temperature. Il più noto appunto è il Botulinum clostridium. Ecco, io a questo punto vorrei proprio proporvi... Allora facciamo vedere il video, così. Adesso vi propongo il video del professor Montanari. Qualsiasi combustione provoca la creazione, la formazione meglio, di micro e nanoparticelle. Che cosa sono? Cosa vuol dire micro e nanoparticelle? Vuol dire degli oggettini piccolissimi che, se sono micro, sono dell'ordine di grandezza del milionesimo di metro, se sono nano del miliardesimo di metro. Più piccole sono le particelle, più queste particelle sono patogeniche. Che cosa vuol dire patogeniche? Patogeniche vuol dire che possono generare delle malattie. Più moderna è la tecnologia che io uso, più alta è la temperatura di esercizio, più piccole sono le particelle che io ottengo. Il che significa che la best available technology, la BAT, la migliore tecnologia disponibile, è quella che mi produce le particelle più piccole, che abbiamo detto essere le più patogeniche. Che cosa fanno queste particelle? Vengono espulse dall'inceneritore, in questo caso, ma da tutti i processi ad alta temperatura, e rimangono sospese nell'aria, cascando più o meno rapidamente a seconda di quanto sono grosse. Le PM10, che vengono normalmente chiamate polveri fini, per noi tecnici non sono affatto polveri fini, ma si chiamano polveri grossolane, e sono quelle che cascano per prime, però rimangono sospese nell'aria per giorni, diversi giorni. Più piccola è la particella, più a lungo rimane sospesa.
vengono trasportate dal vento, ricadono a terra con la pioggia o con la gravità stessa alla lunga, poi il vento le risolleva, ritornano in circolo, ricadono, si risollevano, cascano sui cavoli, cavoli non si possono lavare perché sono molto rugosi, non si possono lavare da queste particelle e noi mangiamo i cavoli. Anche gli animali mangiano l'erba su cui si posano queste particelle. Ma la maggior parte di queste particelle noi le inaliamo, le respiriamo. Cosa succede? Succede che queste particelle più sono piccole, più vanno in profondità nei nostri bronchi, nei nostri polmoni. E finiscono negli alveoli, cioè nella parte più intima, più profonda del polmone. Da qui passano direttamente nel sangue. C'è uno studio fatto dall'Università di Lovanio, pubblicato nel 2002, che si rifaceva degli studi nostri, in cui si dimostra che queste particelle passano dall'alveolo al sangue entro un minuto e da qui vengono sequestrate praticamente da tutti gli organi, perché il sangue va a caso, noi non possiamo dirigere il sangue da qualche parte. Queste particelle vengono sequestrate, per esempio, dal fegato. Io vi sto parlando di casi che io vedo tutti i giorni, non vi sto parlando di qualcosa che ho letto su qualche libro. Vengono prese dal fegato, filtrate dal fegato. Il fegato si comporta come un qualsiasi filtro. Queste particelle dentro il fegato sono viste come dei corpi estranei. Allora il nostro organismo cerca di eliminarli. E che cosa fa? Cerca di degradarle. Ma purtroppo queste particelle non sono biodegradabili, cioè per le nostre dimensioni umane sono eterne. Allora l'organismo cerca di isolarle e le isola in effetti. E fa quello che si chiama un granuloma, cioè mette un tessuto intorno, un isolante, che però è un tessuto infiammatorio, è un'infiammazione. È un'infiammazione che però dura per sempre. E una infiammazione cronica può diventare un tumore, un cancro. Quindi queste particelle possono essere cancerogene. Noi abbiamo parecchie centinaia di casi nel nostro laboratorio di patologie che vi ho descritto adesso, ma non soltanto, non parliamo soltanto di cancri, parliamo anche di turbe mentali. Per esempio, ci sono dei pazienti nostri che vengono fatti passare per matti, in realtà hanno queste particelle nel cervello. La sindrome del Golfo, la sindrome dei Balcani, noi ci occupiamo molto di militari. Sono tutte patologie da alte temperature, scoppio delle bombe, famoso uranio impoverito, eccetera. Bene, queste particelle finiscono anche nel cervello. E allora lo psichiatra dice, per forza sei matto, sei tornato dalla guerra e sei rimasto scioccato. In realtà il loro cervello è pieno di queste particelle. Io ho avuto un caso anche oggi pomeriggio di questo genere. Che cosa vuol dire tutto questo? Vuol dire che fra le tante maniere per liberarci dei rifiuti, la più folle è quella dell'inceneritore, perché noi abbiamo preso dell'immondizia brutta, schifosa, sgradevole, l'abbiamo fatta sparire dai nostri occhi e l'abbiamo trasformata in cosettine piccine, 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 che se prima puzzavano, dopo ci possono uccidere. Se io non vado a controllare le particelle piccole, mi illudo che la mia aria sia diventata più pulita perché ho messo dei filtri, oppure ho preso un inceneritore, uso un inceneritore che lavora a temperatura più alta, quindi fa particelle più piccole. Che cosa ho fatto? Non vedo più le particelle grandi, allora io da una particella grande ne ho fatte 500 piccole, ma non le vedo. Ho peggiorato di parecchio La situazione sanitaria, però le mie apparecchiature non vedono quelle cose e la legge non me lo chiede. Quindi io de iure, per legge, ho migliorato la qualità dell'aria, anche se in realtà l'ho peggiorata tante, tante, tante volte. Quanto ai filtri, che cosa possono fare i filtri? Ahimè, non esiste nessun sistema di filtratura che arrivi sotto le 2,5, cioè 2,5 micron. Quindi qualsiasi tipo di filtro blocca le particelle, quelle che dicono essere polveri fini, in realtà sono le polveri che noi chiamiamo polveri grossolane, le polveri fini sono tutt'altra cosa. Quindi i filtri sono inefficienti e gli inceneritori moderni fanno il peggio degli inceneritori vecchi.
Sì. Allora, se qualcuno vorrebbe intervenire, può intervenire. Nel frattempo, invece, il professore Nicolì vi vorrebbe fare vedere molte cause che l'avvocato Caprioli ha vinto, l'ingegnere Caprioli ha vinto come consulente contro questi impianti di compostaggio. Se qualcuno vuole intervenire, nel frattempo può pure intervenire. Io lascio. Allora, se c'è qualcuno, se no possiamo andare avanti. Se c'è da fare qualche domanda, quello che volete. Vediamo il filmato, ok. Vediamo il filmato. Movimenti, cittadini, istituzioni continuano a dire no alla realizzazione di un biodigestore nell'area industriale di questo centro del Matesino. Questa mattina un nuovo incontro qui nell'Alto Casertano per ribadire il no, il forte no alla realizzazione di questo impianto. Sentiamo i pareri degli esperti che sono stati interpellati per dare delle motivazioni tecniche a questo no e soprattutto sentiamo a che punto è la battaglia. Stamattina avremo il supporto tecnico di autorevoli personalità del mondo scientifico a sostegno del nostro no motivato. A differenza delle tante polemiche che corrono in giro, noi vogliamo motivare il nostro no per due ordini di motivi fondamentali. Uno è sicuramente la mostruosità in termini di grandezza dell'impianto. Due è l'inopportunità di questo impianto nel nostro territorio, in una zona ASI che ha primigenio proprio agricolo, mancano tutte le infrastrutture, sarebbe un disastro per tutta l'Alto Casertano. E di più, le nostre motivazioni di ordine proprio politico-sociale vanno a essere supportate anche da relazioni scientifiche di personalità autorevoli che dimostreranno nei fatti che in grandissime dimensioni i problemi si hanno, non è vero che non si hanno.
iniziativa popolare in difesa di un territorio. Sì, io credo che questa iniziativa sia comprensibile in questa parte del territorio che fino ad oggi è rimasta, diciamo, lontano dagli schemi delle discariche e da quant'altro. Quindi credo che sia opportuno che la gente si mobilita per capire e per conoscere che cosa si potrebbe venire a creare sui propri territori. Quindi, diciamo, anche questo è frutto della scelleratezza della gestione dei rifiuti negli anni precedenti, perché oggi c'è timore soprattutto nella gestione e soprattutto su che cosa potrebbe poi arrivare in queste discariche. Quindi, diciamo, comprensibile il lavoro delle associazioni, comprensibile anche il lavoro della politica che è vicino alle associazioni per cercare di trovare delle soluzioni che soprattutto salvaguardino il territorio e la gente di questo territorio, ma dell'intera provincia di Caserta. Ingegnere meccanico dal 1969, sicuramente tanta esperienza, la sua sarà una presenza qui ad Alife per dare un apporto proprio tecnico a questa battaglia, a un comitato cittadino che si sta battendo per contrastare la realizzazione di un biodigestore qui nell'Alto Casertano. Sì, io, diciamo, sono consulente in diversi comitati in Italia per questi impianti di combustione. Questa combustione fino al 2005 noi sapevamo che la particella più piccola era di 0,075 micron, cioè oggi noi le chiamiamo 75 nano. Però nel 2005 c'è stata una scoperta favolosa da parte di 5 accademici, 3 napoletani e 2 del Politecnico di Milano, che sono riusciti a vedere nei gas combusti ad alta temperatura, sono riusciti a vedere la particella 2 nano, 2 nanometri. Questa particella 2 nanometri è la dimensione anche del DNA ed è una dimensione atomica, è una dimensione dell'atomo. Ora, da allora, diciamo, la mia vita è cambiata dal punto di vista, diciamo, della meccanica, dell'impiantistica, della combustione. Poi nel 2006 c'è stata questa famosa scoperta di questa scienziata Antonietta Gatti, che è una biofisica bioingegnere, la quale nel 2006 ha visto col suo microscopio elettronico a scansione ambientale, uno spettroscopio a raggi X, ha visto nei tessuti viventi nostri, cioè nel globulo rosso, è riuscita a vedere una nanoparticella di metallo e l'ha visto anche nei carcinomi. E questa è una pubblicazione dell'ottobre del 2006. A questo punto, con la produzione di queste nanoparticelle, non delle micro, perché le PM10 e le PM2,5 tutti quanti conoscete che cosa sono, sono quelle che misurano le centraline, il traffico, eccetera, ma le nano ancora non si riescono a misurare, però purtroppo esistono. E queste nanoparticelle, se inalate, come inalate, non si fermano a livello polmonare come si fermano le PM10, che sono 1000 volte più grandi, ma attraversano gli alveoli e si vanno a ficcare nei globuli rossi, e dai globuli rossi girano e si depositano su tutti gli organi, come potrete sentire stamattina dalla viva voce della scienziata. Quindi noi ingegneri come possiamo adesso costruire impianti che difendono i cittadini da queste nanoparticelle? Questo è il punto. Cioè, io sono d'accordo con tutti gli impianti di combustione, eccetera, però se questi impianti di combustione poi fanno ricadere sui territori, sui terreni, sulle case e nei polmoni delle persone fanno ricadere queste nanoparticelle, perché sono non biodegradabili, non biocompatibili, e come si fanno a tirare fuori dagli organismi? E la scienziata stamattina, diciamo, farà vedere che queste nanoparticelle poi infiammano gli organi e trasformano gli organi in organi cancerogeni, come potrete vedere stamattina. Ingegnere, è molto forte la battaglia
battaglia che sta mettendo in atto il Comitato Civico. È sicuramente da apprezzabile anche l'iniziativa popolare, anche se per contrastare qualcosa che potrebbe ovviamente nuocere al territorio, ma è importante anche quanto i cittadini stanno facendo sentire la loro voce, quindi stanno andando oltre la casacca politica, oltre l'appartenenza politica, ma si stanno facendo supportare da tecnici che convalidino insomma le loro ipotesi, che stanno muovendo diciamo questo movimento cittadino. Sì, questo è importante perché noi che cosa abbiamo già detto in un convegno qua, che questi atomi prodotti praticamente si chiamano questi sistemi microscopici, si definiscono nella fisica nucleare sistemi complessi, cioè e io riporto queste nozioni di fisica nucleare nei miei pareri. Questi sistemi complessi sono sistemi che rispondono alle leggi della fisica nucleare, alle leggi della meccanica quantistica, cioè il comportamento di questi atomi una volta prodotti è un comportamento imprevedibile. Cioè questi atomi partono di qua e possono raggiungere distanze lontanissime perché sono sostanze di dimensioni atomiche. Cioè la novità di queste scoperte dell'inizio del secolo XXI, del 2005 eccetera, praticamente hanno rivoluzionato tutta la storia della combustione. Perché sono sostanze che non rispondono alle leggi della gravitazione universale, alle leggi della meccanica classica, ma sono sostanze che rispondono solo alle leggi della fisica nucleare. Questo è il punto fondamentale. Ora questi impianti, con queste ciminiere così basse, con questi camini così bassi, come fanno, diciamo, a non ricadere e a non interferire con i terreni, con le persone, con le case? Cioè 10 metri non è l'altezza per la dispersione dei fumi in atmosfera, non garantisce. Allora per difenderci da questo attacco delle nanoparticelle prodotte da inceneritori, impianti biogas, biomasse e motori delle auto, perché i motori automobilistici producono altro che nanoparticelle, sono combustione a 2000 gradi, quindi quelle a gas sono a 1700 gradi, 1400 gradi, cioè sono tutte quelli degli inceneritori a 1000 gradi, cioè tutte queste alte temperature producendo queste nanoparticelle, si dovrà trovare diciamo qualche tecnologia forse che difende l'uomo dall'attacco di queste nanoparticelle. Questa è diciamo la questione, quindi che Alife abbia chiamato me e che io diciamo parlo di nanoparticelle subito dopo la scoperta del 2005 e del 2006 della scienziata, e l'abbiamo scritto anche in alcuni pareri, in alcuni libri eccetera, e che Alife ci ha chiamato, è un fatto importante dal punto di vista culturale. Bene, chiudiamo per il momento la nostra serata come comitato. Avremo modo di risentirci e l'appello che facciamo: i terroristi siamo noi, quelle 10 persone che abbiamo seminato panico in mezzo alla cittadinanza. Bene, adesso a voi la scelta, noi padri di famiglia che la mattina ci alziamo a lavorare e siamo stati qua, e posso dire, permettetemelo, questi signori, che posso dire che sono signori, perché i veri signori si tolgono le mani dalle tasche e vengono a combattere, non stanno dietro le quinte, e non siamo dei terroristi. Ecco, noi facciamo un appello alla cittadinanza di non avere paura, di tornare, qua c'è Anna Maria, abbiamo bisogno di tutti nel comitato, donne, bambini e tutti. Abbiamo bisogno, perché noi dobbiamo e abbiamo il dovere di difendere il nostro territorio.
Chiudiamo la serata, se qualcuno ha qualcosa da dire si può avvicinare senza problemi. State a casa vostra, stiamo a casa nostra. Grazie. Allora, io vorrei dire che ho avuto dei contatti con il comitato di Alife e il comitato di Capalbio. Mi hanno dato il numero telefonico sia del professor Montanari sia del professor Bonnell, che viene dalla Germania. L'unico problema è che ci dobbiamo autotassare per far venire questi esperti. E tra l'altro ho avuto anche contatti con un certo ingegner Sassi, che ha documentato in questi anni tutti i disastri ambientali e le esplosioni degli impianti a biogas, compresi quelli di gestione anaerobica. Quindi eventualmente è una decisione che dobbiamo prendere in comune. Se volete poi possiamo dedicare un'altra serata per illustrare una nostra proposta compatibile col territorio, economica, che tra l'altro ho già illustrato nella mia associazione. Quando tutti l'hanno praticamente vista, tutti sono rimasti sorpresi positivamente, perché tutti dicevano: questo è l'impianto che vogliamo per il compostaggio di Erchia e non l'ecomostro. Quindi vi ringrazio per la serata. C'è un intervento? Prego. Lo dovevo a quel signore, a Totò, ha detto vai, perché voleva, siccome tutti quei cosi, gli è rimasto soltanto il nano, poi non ha capito nient'altro. Vabbè. Ecco, io non so, vedendo queste immagini, ma d'altra, così, ecco qua, dall'altra parte, questi signori si permettono, io non sto parlando del comune di Erchia, proprio io sto parlando, sì, ecco qua, diciamo il governo, come fa a far fare queste cose? Però ci devo dire pure questo, che noi nel nostro piccolo, non è che, voglio dire, sì, a un certo punto prendiamo così la battaglia ed è giusta, anche perché l'informazione non ce l'abbiamo. Ancora oggi non riusciamo a capire tante cose. E, sì, scusate signori, però voglio dire, ci sono delle cose minime, non riusciamo a fare così, stare senza macchine, per esempio quella strada, quindi no, stiamo qua a giocare con i bambini, diciamo così, respirando che cosa pure. Allora già dal piccolo si dovrebbero vedere tante cose. La spazzatura è un problema serio, che speriamo così che riescano veramente a trovare qualcosa da fare. Perché sì, si diventa tifosi e non dobbiamo essere tifosi assolutamente. Però non so, vedendo questo così, ecco qua, uno scienziato che parla così, come faccio a dire sì? E chi mi dice fallo? E non è il fatto, voglio dire, perché sì, diciamo così, un'informazione, torniamo a dire, si diventa tifosi e non si può essere tifosi su queste cose. Naturalmente nel nostro niente che cosa facciamo? Nel nostro piccolo pure. Con la macchina così, da Cinorrio così, alla chiazza con la macchina muero, non ci muero filo, morimono picchi tutti pure. E l'ha detto. Quindi tentiamo così di darci veramente una regolata a tutti. E che comunque, torno ancora a dire, come si fa dall'alto, da Roma a far fare queste cose? Non lo so io non lo so, moriti. Va bene signori, grazie. E comunque ecco qua, è l'unica cosa così, ecco qua, che mi dispiace, siccome la signora mi ha detto, l'unica cosa positiva era che si facevano qua l'impianto, i fanghi, e quindi i nostri anziani andavano qua ai fanghi, però bisogna andare a Salso Maggiore, così, pazienza, grazie signori. No, non l'ho fatto. Allora ringraziamo tutti per l'ascolto, sicuramente durante il periodo estivo saremo presenti e faremo sempre opere di pressione e soprattutto informazione ai cittadini. Quindi vi ringrazio per l'ascolto, siete stati veramente, siamo stati, diciamo, contenti per la vostra partecipazione. Buonasera.